Buonasera, io sono Vigi e su Vise, che lei ha appena attaccato Secker. Che finalmente, dopo tanto tempo, al dedica una puntata DUT a musica italiana. Naturalmente il DUT sulle frequenze di Radio Onde Furlane, 90 MHz per Furlania, 90.2 per Tomiece, per da Chiarnia, e naturalmente sul sito di radioondefurlane.eu ichiatais dut quant. E si tratta di musica italiana, un canon po' manchiale, Lucio Battisti. E noi ci ascoltiamo. Come? Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, che io potrei purtroppo non esser più solo, cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, solita prudenza, loro senza me, mi hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi e rincasare vuoi. Questo posto, no che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Thank you.
era il 1978 dal suo decimo album Una donna per amico, e si ascoltasse un dei tox più d'atmosfera tranquilla che mi piace più di quest'album, ma chi anche perché che è stato un bel periodo che anche ogni tocco di quel che al basso shaker al risveglia ricordos di team passati. Spero che siate così imparvati e che sono tutti ricordo se siete NBA. Io sì, in questa atmosfera tranquilla che hanno proposto Lucio Battisti per Line Davant con tonati cantautori italiani. Lui si chiama Carlo Fava e non fa ascolta un talk molto strano che altabaia di un tipo che è colato dall'Ottav Plan. Proprio in mezzo al cortile, sto rivivendo come in un flash, quella è la mia vita, mille foto, formato Polaroid, sto ripensando che non ho nemmeno l'assicurazione sulla vita, e me l'aveva detto la gente della Lloyd, al quinto piano sto passando, almeno a 100 all'ora, mi aggrappo disperato, allo stand di biancheria. Ma non regge, e lo sradico di colpo, e sento che si incazza la signora Maria. In caduta libera, all'ottavo piano, sto pensando che avrei bisogno di una mano, magari di una mano robusta e virile, che non mi faccia cadere proprio in mezzo al cortile. Al terzo piano mi ricordo di un amore che mi diceva sempre che non ero buono a niente. Se mi vedesse adesso volare a testa in giù, forse mi amerebbe finalmente. All'ottavo piano sto pensando che ho fatto troppo tardi ieri sera, e non avrei dovuto addormentarmi appoggiato, trassognato alla ringhiera. Sono disteso in mezzo al cortile e mi stanno portando via, e ritrovo per quel che può servire qualche lampo di romino. La mano me lo tiene una splendida infermiera, proprio vero che la vita è qualcosa in cui si spera.
da un album dal 92, a un titolo che aveva uno strano ritmo vivente, muscolare della vita. Allora Carlo Fava, che non contava appunto questa storia di che tipo, quella con la dall'Octave Plan, è probabilmente alla fatta, che a testa in giù. E che sta ne conta Pino Daniele. Quell'autostrada è un muro pieno di felicità, no. Io rimango sveglio cercando qualcuno che vuole fumare a metà. E correndo te ne vai, chiudi gli occhi e non ci sei, e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su. Ma terzo album Nero a metà dal 1980, l'era Pino Daniele con A testa in giù. E questa è un'altra cantautore che è di Lucio, dal suo quarto album intitolato Blitz. Questa è Eugenio Finardi con Tunga i Siei Tox Puibiei. Affetto. Mi piace mangiare, ridere per prendere dalla vita quella che ha da dare. Se mi piace fumare, non c'è niente di male, stare per un po' ad osservare. E non mi piacciono le leggi di regolamenti, le dogane di documenti. È tutto quello che non serve a niente, altro che controllare la gente. Mi
pensare e analizzare, scegliere una musica con cui giocare. Cerco una melodia, cerco un'armonia, ci costruisco sopra la mia idea. E non mi piacciono i martiri né i profeti, mi prendo male i furbi e i preti. Tutta gente che ha paura di fare e si permette anche di giudicare. Guardare, fotografare, cogliere un'immagine da fissare, perché se dal futuro voglio avere dell'affetto, devo imparare a vivere il presente con rispetto. E non mi piace chi mi dice di portare pazienza, chi si fa strada con la violenza, per chi sta rigido dietro alla sua fede e non dubita mai in ciò che crede. Questa era uno dei miei talks preferiti, Eugenio Finardi, sia musicalmente che come test, insomma, veramente un gran talk, era affetto. Come naturalmente i continuing su quel livello e con Edoardo Bennato. Bye.
agli altri giocare. È un gioco strano, devi imparare, devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare, è tutto scritto, catalogato, ogni segreto, ogni dal top di Finardi si tabaiava di Present, in Cast di Bennato si spiava al futuro Cool Prosimp di Giorgio Gaber, attaccata a Saltafurlas di Gelusions e il pessimismo. Cast aveva un album dal 2003, Io non mi sento italiano, Giorgio Gaber lo presenta. Tutto è falso. Questo mondo corre come un aeroplano e mi appare più sfumato e più lontano. Per fermarlo tiro un sasso contro vento, ma è già qui che mi rimbalza pochi metri accanto. Questo è un mondo che ti logora di dentro, ma non vedo come fare ad esser contro. Non mi arrendo, ma per essere sincero io non trovo proprio niente che assomiglia al vero. Il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto. E allora siamo un po' preoccupati per i nostri figli, spaventano i loro silenzi, i nostri sbagli. L'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare nuovi disperati. Il tutto è falso, il falso è tutto.
Non a caso la nostra coscienza ci sembra inadeguata. Questo assalto di tecnologia ci ha sconvolto la vita. Forse un uomo che allena la mente sarebbe già pronto, ma guardarlo di dentro è rimasto all'Ottocento. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a giudicare, non so neanche che cosa dire della mia solitudine. Guardo con il mio telecomando e mi trovo in mezzo al mondo alla sua ambiguità. Qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale, che il mercato risolva da solo tutte le miserie e che le multinazionali siano necessarie. Il tutto è falso, falso è tutto. Ma noi siamo talmente toccati da chi sta soffrendo, ci fa orrore la fame, la guerra, le ingiustizie del mondo. Com'è bello occuparsi dei dolori di tanta, tanta gente, dal momento che in fondo non ce ne frega niente. Tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a ritrovare qualche cosa per farmi uscire dalla mia solitudine, cerco di afferrare un po' il presente, ma se tolgo ciò che è falso non resta più niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto. Quello che si sente, quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace. Il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti. Il falso è misterioso e assai più oscuro se mescolato insieme a un po' di vero. Il falso è un trucco stupendo per non farci capire questo nostro mondo, questo strano mondo, questo assurdo mondo in cui tutto è falso. Il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto. Il tutto è falso, il falso è tutto, tutto, tutto. Giorgio Gaber, è per lui tutto è falso. Eh no, di sì, come una vittima ignara. Nuovi briganti.
ignara di uno stato, caratterizzato da soprusi, regole che ti hanno incastrato. E pensi questo è così, e pensi questo è cosa, ma non soffermi la tua mente su quello che non va. Cazzo, tu stai con gli occhi chiusi davanti a una realtà congegnata, manovrata dai potenti. E vivi, nel benessere creato per tenerti ammutolito, cancellando il tuo pensiero. Ti hanno teleguidato, nascondendoti gli orrori delle stragi di Stato. Dico forse, non hai capito quali massacri ti hanno sempre occultato. Ti offuscano la mente per agire impunemente, decidono la storia all'insaputa della gente. Tu sei la vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Tu sei la vittima ignara. Ignara del progresso, tutto il mondo l'ha subito e ne è rimasto scosso. È sfruttato fino all'ossa, più non posso. Guardalo, guarda com'è messo male. Maledetto uomo che continua in questa corsa verso la totale distruzione mondiale. Tu credi che non sia così? L'aria stessa che respiri non è pura quanto l'hai illuso. Se pensi di restarne illeso, ma come fai a vivere tranquillo nella tua città? Industrie sparse qua e là, rifiuti tossici a volontà, inquinamento senza alcuna pietà, macchine da uomini nel lavoro di ogni giorno, gli operai si devono levare di torno. Tu sei la vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Tu sei la vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Dell'informazione, specialmente della televisione. Costantemente le menti sono bombardate da notizie falsate. Le deformano, camuffano, travisano, trasformano. Quante bugie i giornalisti le diffondono. Ma io sono duro, duro, duro. Nella mia testa non ci entrano sicuro. Balle su questo e balle su quello. Forse il giornalista non ricorda che ho un cervello. Poi per non parlare della pubblicità, specchio della grande stupidità della società che non riesce a fare scelte e non compra proprio niente indipendentemente. Tu sei la vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Tu sei la vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Vittima ignara. Tu sei la vittima ignara. Da un album veramente BL, fottuto terrone dai Messi Nash, Nuovi Briganti. E che sarebbe un talk che mi scettavi di ascoltare più spesso in tal periodo da polemiche, Covid, vaccinazioni, di complottismo spuscibile. Ma no, non l'ho considerato troppo. Poi mettiò, va bene. Parli troppo, faresti meglio qualche volta stare zitto, muto, faccia di velluto, ci hai provato e dai convinto pure me, ti ho dato retta, ho secondato la tua fretta e adesso pago i miei errori, che pesano come montagne, e sono io che sono fuori, e fuori piove anche, che giornata di sua logica e non è lecito cercare di comprenderla, si offenderà, sarà un'alcolica, sarà l'inizio di una gravidanza isterica, lei penserà. Io quando penso, penso
penso troppo e penso spesso, adesso smetto e mi rivesto. Esco, c'ho ancora il trucco, vado a ballare fino a quando mi diverto, che almeno mi rilasso. Bevo troppo perché ora pago i miei affitti e vado pure in rosso in banca, me la cavo come tutti, ma sono stanco. Lasciarne più nessuno, e di quegli altri, quelli già scaduti, mi basta lo scontrino. Questa era Daniele Silvestri con Faccia di velluto dall'album dal 2007 Il Latitante, come un Natty Grant che mi piace da mazza. E questa è Samuele Bersani con Senza titolo. Il caso vuole che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Il caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. Porta sbatte per il vento, ho una guancia sopra il pavimento. No, son svenuto pensandoci, mi è piaciuto. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me. Non ne ho ridato mai uno indietro. È un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Già pulito il vetro e contemporaneamente le parole che ho inventato senza averle scritte. Non fa niente, ricomincio dal presente. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me. Non ne ho ridato mai uno indietro. È un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Per me non ne ho ridato mai uno indietro.
segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Quarto album, l'oroscopo speciale, allora Samuele Bersani con Senza titoli, un po' ciumuchi sui occhi, sei veramente intrigata a tirare fuori i titoli perché sta spuntata tematica, anzi se vai suggerimenti da dame, potrei dopo l'email shaker.ondefurlane@gmail.com o visita la pagina Shaker su Facebook. Ma come torning in the world, una 25ina d'anche, dal 75 all'era Rimmel, il quarto album di Francesco De Gregori, la che vuoi ci ascolti in quattro cani. Quattro cani per strada, il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare. Era la storia
storia di quattro chianza ne ha contata Francesco De Gregori, muoi passin ad un'altra storia di chianza, ma anche di femminas, e di conseguenza di discussions, di compromesse, di scelte difficili. Questa è Escluso il cane, Rino Gaetano. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri sono cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda, con le loro facili soluzioni. Una bella raccolta dal 2007, Sotto i cieli di Rino, era un bel talk di Rino Gaetano, Escluso il cane. E come noi ci avviciniamo alla fine con l'ultimo talk in programma, nel fa ascoltare un atti dei granchi vecchios da musica italiana, le Fabrizio De André, Smisurata preghiera. Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, chine distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà,
d'impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ad Acaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Con questo bel talk di Fabrizio D'André, tratto dal suo 15° album Anime Salve, e vi ascoltate Smisurata Preghiera, Ashira Shaker Parish Not, una puntata, un cocktail dedicato a musica italiana, che sarà il primo di una serie, perché c'è talmente tanta bella roba da ascoltare che sicuramente più in avanti sarà possibile, sarà un seguito. Io comunque su saluti, su ringrazi per aver ascoltato Shaker anche questa settimana e su do l'appuntamento a prossimo lunes, sempre sulla frequenza di Radio Onde Furlane, cioè 90 per Friul, 90.2 per Tomiec e per Dacchiarnia, naturalmente sul sito radioondefurlane.eu e chiatais tutto quanto, per se calè tutto il palinsest online e poi ascoltare in streaming o raschiama. Un saluto per di vegli e un risentirci la prossima settimana. Mandi!